Ferite quest'alma, ferite, ferite, ferite quest'alma, che causa le mie, occhio di crudele, che al mio buon Signore le mani passate con tanto dolore. Non date più pene al caro dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Benedico la tua santa croce del mondo. In questa dodicesima stazione commentiamo la morte di Gesù sull'albero della croce. La croce era considerata in quel tempo un simbolo di vergogna. Ma il pazientissimo Gesù, nella sua profonda innocenza, è stato condannato a una morte più atroce e più umiliante. Osserviamo la sua ultima sofferenza, ma più di ogni altro riflettiamo sulle sue ultime parole, invocando al Padre l'aiuto per essere liberato da questa orrenda morte. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. Osserviamo soprattutto che morente consegna tutta l'umanità alla mamma sua, dicendogli: o donna, questo è tuo figlio, in Giovanni. O Giovanni, ecco tua madre. O anime cristiane, chi di noi si preoccupa al momento, prima di morire, di lasciare al sicuro i propri figli? Chi di noi non procura ancora più sofferenza alla propria madre per salvare gli altri? Solo il Figlio di Dio, il Creatore di tutta l'umanità, il nostro datore della vita, poteva fare tutto questo e dare la sua vita per la salvezza degli altri. Muore come un malfattore. E nessuno lo aveva capito, solo quando il velo del Tempio si squarciò in due e divenne buio su tutta la terra. Solo allora si sono detti: questo era davvero il Figlio di Dio. E noi, che conosciamo bene la passione, flagellazione e morte del nostro Maestro, del nostro Salvatore, cosa diciamo?
come ci comportiamo? Cosa facciamo per essere suoi autentici testimoni? Diciamo con tanta sincerità al grande martire del dolore: Signore, tu che sei morto e continui a morire per me ogni giorno, conosci il nostro peccato, conosci la nostra fragilità, conosci il nostro difetto che non sappiamo godere se non ti offendiamo. Purtroppo non vogliamo rendere giusta riconoscenza. Ti preghiamo, Padre, riempi il nostro animo della tua misericordia. Donaci la gioia del perdono e ricolmaci della tua benedizione a tutti noi, alle nostre famiglie, a tutti gli ammalati e a tutti i nostri fratelli defunti. O Vergine addolorata, noi ci stringiamo ai tuoi piedi come figli ingrati e vorremmo avere la forza di piangere con te la morte di un unico figlio e di un giovane figlio. Noi non sappiamo cosa dire.